Incontro l'onorevole Nicola D'Agostino. Senta, onorevole D'Agostino, i vostri voti insieme a altri due voti del PD sono stati, diciamo, quelli importanti per eleggere Micciche. Sono prove di così, di cosa? Di inciucio nazionale? Che cosa vogliono dire? Ce lo faccia capire, perché non è che l'abbiamo capito bene. Intanto sono stati due voti di Sicilia Futura più quattro voti del PD perché ci sono stati due franchi tiratori nel centrodestra, quindi si tratta di sei voti diciamo dell'area renziana, del Partito Democratico, a sostegno di che cosa? A sostegno dell'elezione del Presidente dell'Assemblea regionale, che non è il Presidente della Regione, non è un organo di governo, è un organo che deve rappresentare il buon andamento dell'Aula parlamentare e quindi deve essere il rappresentante di tutti. Le alternative erano due, o farlo votare solamente al centrodestra e sarebbe stato il presidente del centrodestra, oppure tentare un approccio più istituzionale, visto e considerato che il centrosinistra, non facendo nessun accordo sicuramente, nessun accordo con il Movimento 5 Stelle, non poteva pretendere di eleggere in minoranza un presidente dell'Assemblea, cercare di condividere le scelte future di un presidente dell'Assemblea che dovrà semplicemente regolare i lavori d'aula. Voler ingigantire il problema e volergli dare un portato politico che non esiste è veramente una cura maniacale di chi cerca sempre di pescare nel torbido. Abbiamo eletto semplicemente il Presidente del Parlamento che deve regolare l'andamento dei lavori ed è meglio avere un Presidente che adesso dovrà riconoscere il fatto che è stato eletto anche con i voti dell'opposizione, perché io sono all'opposizione e all'opposizione rimango, piuttosto che avere un Presidente che risponde soltanto alla maggioranza. Questa non è una buona cosa per l'andamento democratico dei lavori. E d'altra parte, l'elezione dei presidenti della Camera, del Senato, dei consigli comunali, si cerca sempre di farlo estendendo il confine di chi chiaramente deve intanto proporre la candidatura, che è la maggioranza, quelli che hanno più voti. Quindi inevitabilmente, se il centrodestra propone soltanto Micciche, non è che possiamo scegliere noi dentro il centrodestra chi eleggere. Il centrodestra fa una proposta e noi abbiamo due strade. O respingere questa proposta per motivi che poi vanno anche chiariti e trovarsi l'organo che deve poi regolare i lavori contro, sempre, quando si tratta di affrontare tematiche, leggi, emendamenti e via dicendo, oppure costringere lo stesso Presidente a dover condividere anche le scelte dell'opposizione. Sarà chiaramente, questo è come dire, un investimento al buio. Noi ci auguriamo che Micciche abbia questo senso di responsabilità. Quindi diciamo nessuna prova generale di inciucio nazionale tra PD e Forza Italia, perché queste poi sono state, come dire, le teorie, no? Questi sono, voglio dire, i commenti più o meno pertinenti che si possono fare. Non credo che il voto del Presidente dell'Assemblea regionale possa essere tanto importante rispetto a scenari futuri nazionali che sono tutti da vedere. Ecco, ammesso e non concesso che ci fossero queste condizioni, ma mi pare che ancora dobbiamo addirittura votare per le elezioni nazionali, mi pare che stiamo esagerando nel dare un peso a questo voto e nell'immaginare scenari che mi pare che neppure ci siano all'orizzonte. Sicuramente nessuno ci ha detto di dare questo voto in questa prospettiva. Quindi chi lo dice stupidaggine, chi lo pensa, pensa male. Per carità, siamo in democrazia, ognuno è libero di fare quello che vuole. L'ultima cosa è, lei si candiderà per il nazionale o passerà 5 anni ancora nel purgatorio di Palazzo dei Normanni? Intanto sono deputato regionale e sono felice e orgoglioso di essere stato riconfermato soprattutto dalla mia città a deputato regionale e quindi il mio impegno è di svolgere 5 anni il deputato regionale. Se dovesse esserci un'occasione all'interno del centrosinistra e quindi chiaramente all'opposizione del governo regionale e poter svolgere una funzione diversa per il mio territorio e per la mia città in particolare, credo che debba essere quantomeno valutato. Poi vedremo se ci sono le condizioni, ci pensiamo. Penseremo.